Bentornati ragazzi, allora location insolita è ormai avrete capito che quando c'è una location insolita automaticamente perché sono usciti gli spoiler del capitolo 1124 di One Piece, abbastanza interessanti, si continua con le conclusioni, addio, cazzi e mazzi, si ricollega in realtà a un discorso che abbiamo fatto recentemente che riguarda un personaggio che sarà importante in questa settimana ed effettivamente è un po' il centro degli hint che sono usciti in questi giorni e anche degli spoiler che abbiamo visto qua. Allora, intanto nella mini avventura vediamo Yamato che salva una vita la vita di una donna. Può essere importante perché per adesso la mini avventura di Yamato ancora non abbiamo capito dove andrà a parare, e come giusto che sia perché le mini avventure solitamente sono così. E poi vediamo che Morgans all'inizio del capitolo proverà a pubblicare le notizie, in particolare le notizie della sconfitta di Kid per mano di Shanks, di Law per mano di Barbanera e quelle che riguardano Luffy, ma Vivi cercherà di fermarlo. Non sappiamo perché cercherà di fermarlo, forse perché questa è una mia ipotesi, quindi non è ufficiale nei spoiler, magari Morgans vuole dipingere Luffy come colui che ha assaltato Egg ed ha preso Vegapunk, una roba del genere. Vedremo, per adesso ancora, ripeto, non è confermato. E poi vedremo che Akainu chiamerà i Marines ad Egg ed a rispondere sarà proprio Kizaru. Vedremo infatti Akainu che si arrabbierà moltissimo con Kizaru, gli spoiler dicono che sarà furioso e Kizaru si metterà a piangere, cosa che è veramente molto, molto figa, dicendogli ad Akainu: tu hai mai ucciso il tuo migliore amico? Perché se per caso dubiti di me, allora vieni qua e guarda quello che abbiamo fatto. Sapete che c'era un grande rapporto tra Kizaru e Vegapunk, sapete cosa ne penso io del futuro di Kizaru, quindi sono tanti piccoli tasselli che vanno chissà in quale direzione. Comunque vedremo anche per un breve periodo nel capitolo anche la ciurma. Finalmente Luffy e gli altri si disperano della morte di Vegapunk, cosa che molti di voi hanno fatto notare anche nel format dei vostri commenti, ovvero che sembrava quasi che non gliene fregasse nulla della morte di Vegapunk. Però attenzione, qua arriva Lilith che ci dice una cosa interessante della serie: ma voi non dovete essere tristi perché io sono un Vegapunk e sono sopravvissuta, quindi effettivamente Vegapunk non è da considerare come morto in realtà, perché Lilith è viva. E quindi dopo questo dialogo vediamo che tutti iniziano a festeggiare. Il capitolo non è finito però, perché questa cosa secondo me sarà la cosa più interessante, è una sagoma probabilmente ad Elbaf che pensa a qualcuno, probabilmente Mugiwara, dicendo vieni / venite, e quindi proprio per questo a quanto pare sarà ad Elbaf. Questa è una silhouette, ok? Classica silhouette alla Oda. Come sapete dalla silhouette non si può capire molto, però allo stesso tempo vi dico questo: Shanks, perché Oda dovrebbe mascherarlo? Cioè Shanks lo conosciamo. Sauro, beh, noi Sauro per esempio quando c'è il videomessaggio lo vediamo girato di schiena, però lo vediamo, quindi anche lì non c'è bisogno di creare una silhouette. Può essere un personaggio nuovo? Può essere Loki? Può essere qualcun altro? Non lo so, magari ne parleremo comunque quando uscirà il capitolo vero e proprio e poi con i vari approfondimenti. Altra piccola news, anche questa è importante: il capitolo sarà in pausa la prossima settimana, come è normale che sia, ormai ci siamo abituati a questi massimo due capitoli di fila e via. Detto questo ragazzi, io vi saluto, mi raccomando come sempre fate i bravi, commentate con le vostre opinioni e ci vediamo qui in questi giorni con altri contenuti a tema One Piece. Ciao a tutti.